Jonborn ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Tantissimi di voi mi stanno chiedendo in questi giorni: Sic, ma il fantacalcio degli YouTubers quando inizia? Ma lo farete? Ma farete l'asta in live? E la risposta è no. No, sto scherzando, la risposta è sì. Faremo l'asta in live, si svolgerà a settembre, perché noi non facciamo il fantacalcio ad agosto, semplicemente perché se io adesso mi sveno prendendo Belotti a 100 crediti, magari preferendo anche Belotti ad un Icardi, a un Dzeko, a un Immobile, a un Higuaín, a chi che sia, poi mi troverò con Belotti che magari se ne va al Monaco, se ne va in un'altra squadra e sinceramente poi ho già perso il fantacalcio in partenza. Detto questo, come si svolgerà quest'anno il fantacalcio? Quest'anno al fantacalcio, diciamo, ci saranno due gironi, secondo, cioè diciamo nel mio fantacalcio, girone A e girone B. E adesso vi andrò a leggere i partecipanti del girone A e i partecipanti del girone B. Nel girone A avremo, io sarò in entrambi i gironi ovviamente perché devo gestire entrambe le aste, Sicwolf, Gladiatore Giallorosso 94, Alfreds, Peppone, Papyrus, Kundispa, Daniele Brogna, Gabbomen, Gino Miku e un iscritto. Nel girone B invece avremo Sicwolf, Il Green, The Giant, ZW Jackson, Highway, Total Fred, ASR Music, Federico Marconi, Fact e un iscritto. Dopo 30, diciamo dopo 28 giornate, alla fine della 30ª giornata, perché le prime due le salteremo, mancheranno appunto 8 giornate alla fine. Quindi, arrivati alla 30ª giornata, ci saranno praticamente un altro girone, ovvero i primi 5 di un anno di un girone e i 5 dell'altro girone si andranno ad affrontare in un ultimo girone, di cui si farà un'altra asta. Varrà appunto solamente 8 giornate e saranno le Final 10. Qui si deciderà chi vincerà il fantacalcio. Ovviamente, poi ci saranno delle prelazioni per chi arriva primo, per chi arriva quinto, eccetera, eccetera. Se io dovessi arrivare primo in tutti, cioè nei primi 5 posti in tutti e due fantacalcio, uno dei due, poi la posizione in cui sono più basso, scalerà il sesto. Detto questo, ragazzi, come avete potuto notare, ci sarà un iscritto qua e un iscritto là. Come fare a partecipare? È molto semplice. Allora, nel secondo fantacalcio, ovvero nel gruppo B, ancora non sappiamo come potrete partecipare. Cioè, io lo so, ma voi ancora non lo sapete come potete partecipare, lo saprete a settembre. Nel gruppo A, invece, c'è un'altra possibilità, ovvero il 2 settembre saremo appunto al ristorante Le Streghe. Vi faccio vedere la locandina, ecco qua, direttamente dal mio profilo Instagram, quindi ragazzi magari seguitemi anche se ancora non l'avete fatto. Sabato 2 settembre saremo al ristorante Le Streghe alle 19:30. Ci sarà la partita Spagna-Italia, saremo tantissimi, saremo praticamente quasi tutti quelli che ci sono nel gruppo A. Ci sarà forse Gladiatore, sicuramente Alfreds, forse Peppone, ci sarà Daniele Brogna, ci sarà Gabmen, ci saremo veramente tutti ragazzi. Quindi che cosa si farà? Si vedrà Spagna-Italia, si mangerà, si pagherà 15 euro eccetera, però ad un certo punto noi chiederemo a chi vuole partecipare di darci un fogliettino con una propria rosa, poi vi daremo delle indicazioni. Verranno scelti 5 di voi e uno fra questi verrà direttamente sorteggiato davanti a tutti. Quello che verrà sorteggiato farà parte del fantacalcio. Ovviamente qualcuno di voi mi dirà: "Sic, ma io non sono di Roma, non ho possibilità di fare questo." Benissimo, voi entrerete nel secondo fantacalcio. Sapete ovviamente però che chi verrà al ristorante Le Streghe a fare questo avrà più possibilità perché avrà una concorrenza più bassa. Magari alle streghe verranno in 100 per dire, mentre gli altri saranno 20, 30, 40 mila. Detto questo, ragazzi, il numero di telefono per prenotare il ristorante Le Streghe è 06 76 74 777. Ve lo ripeto, 06 76 74 777. Cena più evento, quindi pizza, menù pizza, evento, parliamo, chiacchieriamo, 15 euro, mi raccomando ragazzi, prenotate perché sennò i posti finiscono. Se volete partecipare al fantacalcio, questo è un motivo in più per venire, per stare insieme, fatemi sapere. Le regole del fantacalcio, ve le ho dette, i partecipanti del fantacalcio ve li ho detti, più avanti vi darò altre nozioni importanti. Comunque dal fantacalcio almeno ci sarà la prima settimana di settembre, diciamo dal 3-4 fino al 7-8, poi decideremo. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per la visione, vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 che a prendere i pronostici è il migliore, calcio NBA è veramente il migliore. Niente ragazzi, buon shalala, mi raccomando, prenotate che i posti finiscono, prenotate e ci vediamo ad un prossimo video.